La consapevolezza del rischio climatico e la riduzione dei consumi e degli sprechi sono gli assi portanti di un progetto di ricerca sperimentale ideato per Club Alpino Italiano e rivolto alle scuole. Nell'ambito dell'iniziativa, un team di esperti ambientali coordinati dal project manager Vincenzo Fazio si occuperà, insieme a docenti tutor incaricati dalle scuole partner, oltre al momento formativo in aula, di monitorare la riduzione dei consumi idrici ed energetici. E oggi abbiamo avviato qui a Trapani, ad Erice, un progetto molto interessante che riguarda appunto una collaborazione formativa degli esperti ambientali del CAI con le scuole. Il progetto si chiama appunto Una montagna di risparmio di acqua ed energia e verte sul trasferire consapevolezza alle nuove generazioni per quanto riguarda sia la crisi ambientale e climatica, ma soprattutto per quanto riguarda il cambiamento dello stile di vita inerente alla riduzione dei consumi energetici e idrici. I ragazzi sono molto sensibili a queste tematiche, hanno dimostrato un interesse enorme e quindi hanno fame di cultura ambientale, che purtroppo nelle scuole non ha grande spazio, ma fortunatamente grazie alla collaborazione con l'Istituto Calvino e Giovan Battista Amico e il Vincenzo Florio di Erice, il CAI ha avuto l'opportunità di potersi introdurre nelle scuole e portare questi argomenti ambientali molto attuali e molto sensibili per la formazione delle nuove generazioni. Oltre alla parte teorica è prevista una pratica nei laboratori che saranno istituiti all'interno dei plessi scolastici partner di progetto. Le attività in laboratorio, quindi la parte pratica, consiste nel monitoraggio dei consumi d'acqua tramite dei contatori e dei sistemi di risparmio idrico, quindi monitorare il consumo dell'acqua con i sistemi e senza sistemi per capire la differenza dei consumi. Ci saranno degli impianti, dei contatori, dei riduttori di acqua e gli studenti andranno a monitorare i consumi, a prendere gli appunti, a verificare il funzionamento degli impianti e quant'altro. In aula abbiamo parlato di quali sono tutti quegli accorgimenti che ciascuno di noi può prendere all'atto pratico nella propria vita quotidiana per il risparmio idrico, quindi tutte quelle piccole soluzioni che si possono trovare in ambito domestico. Il progetto, promosso dalla locale sezione CAI di Erice e patrocinato dal CAI centrale, sarà sviluppato in partenariato con gli istituti superiori Ignazio e Vincenzo Florio di Erice e Salvatore Calvino Biagio Amico di Trapani, dove stamattina si è tenuto il primo appuntamento alla presenza di Caterina Mangiaracina. I temi dell'ambiente sono importantissimi, questo è soltanto il primo step di un progetto che accompagnerà il lavoro dei ragazzi e che i ragazzi accompagneranno nel suo sviluppo nelle prossime settimane. Abbiamo scelto, proprio perché è una tematica importante e perché si presta a un tipo di lavoro didattico che metteremo in campo, di far lavorare i ragazzi in team. Infatti ci sarà una classe dell'IPC, proprio il corso di elettrico-elettronico. Poi abbiamo una classe del CAT, Costruzione Ambiente e Territorio, indirizzo particolarmente sensibile al risparmio energetico, e una classe di grafica e comunicazione che lavora proprio sulla documentazione delle attività da svolgere. Temi importanti, i ragazzi hanno mostrato particolare interesse perché sono temi di grande attualità che toccano le famiglie, che toccano la loro vita e che tocca anche la necessità per loro, soprattutto perché giovani e perché nuove generazioni, il cambiamento degli stili di vita. Quindi noi contiamo molto sul fatto che questo progetto possa far riflettere loro e quindi cambiare determinati atteggiamenti nei confronti delle risorse energetiche.